Benvenuti a tutti. Oggi è il primo giorno della settimana, lunedì 25 aprile 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. In gita ma fuori forma. Secondo ponte d'aprile, ma scarpina oggi, scarpina domani, alla fine vi ritrovate co. La voglia c'è, dichiarata dalla luna d'aria in trigono, ma Saturno che l'accompagna tira il freno a mano, prendendosela con Mercurio, l'astro del movimento, e con Urano, blindati in dodicesima casa. Troppo stanchi per ammirare la bellezza del paesaggio e gustare la compagnia, proprio voi, la radio del gruppo, oggi vi ritrovate a corto di parole, tutti concentrati a recuperare le forze e a non perdere minerali preziosi sudando. Insomma, una gita iniziata sotto i migliori auspici ma nel proseguo sempre più disastrosa. Metteteci anche qualche nuvola sopra la testa, i primi temporali di stagione sono anche più forti, con voi gli dei dei tuoni e dei fulmini oggi non sono benevoli, tanto meno quelli della pioggia. La passione, arde nel vostro cuore, vuole librarsi in alto. Decisioni affrettate su tutto, poca moderazione nelle scelte. Impulsività, fretta, voglia di bruciare le tappe. Oggi potendo dedicatevi alla casa e agli impegni familiari, è un po' che siete distratti e state trascurando molte cose che invece potrebbero regalarvi momenti di gioia. Non è con la gelosia che risolverete i vostri problemi, abbiate cura di mettere in ordine la vostra vita e di risollevarvi presto dalle cadute subite in passato. Ottime prospettive per piccole vincite al gioco. Le cose vanno fatte sempre con calma, oggi potreste sentirvi improvvisamente nervosi e desiderosi di fare tutto in fretta. Niente di più sbagliato. Oggi vi diranno una bugia penosa, cercate di sorridere anche in questo caso. In fondo non vi nuocerà. Inutile fare ricami mentali e voli pindarici, piantate bene i piedi per terra e siate razionali. Nel tardo pomeriggio avrete l'occasione di capire i risultati ottenuti con la razionalità della mattina. Se vi sentite al centro dell'attenzione per questo oggetto di critiche e di pettegolezzi, dovreste cambiare atteggiamento e soprattutto non lasciare che gli altri sparlino di voi. Gli eventi di oggi potrebbero complicarvi la vita mettendovi di fronte a scelte coraggiose da fare, nessuna scelta è facile. Ma quelle a cui siete chiamati oggi potrebbero esserlo perché sarete chiamati a farle in breve tempo. Oggi particolarmente provate a prendere voi l'iniziativa, è l'unico modo per sbloccare una situazione che ormai non sembra avere via di uscita. Se siete timidi fatevene una ragione e prendete l'iniziativa con coraggio. Il modo migliore oggi per sfuggire alle tensioni e a qualche tristezza è quella di risentire amici o persone che non vedete da tempo. Fate attenzione al borsellino, le spese sono già troppe ed è bene fare economia. Un obiettivo importante potrebbe essere a portata di mano e potreste lasciarvelo sfuggire se non agirete di intuito, di impatto. Potete dare libero sfogo alle vostre ambizioni e potete mirare molto in alto. Oggi saranno in molti a considerarvi sotto una luce che non avevate considerato fino a questo momento. Ottime novità anche in amore. Soprattutto per i single. Previsione astrale di metà primavera abbastanza positiva per il vostro segno. Riuscite a gestire situazioni familiari impreviste con la sicurezza di intervenire al momento giusto. E non vi manca un pizzico di fantasia a rasserenare gli animi. In casa, con la vostra personalità costituite il centro dei rapporti, ritagliandovi un bonario ruolo di potere all'interno del clan. Mercurio, il vostro vero nome tutelare, continua ad essere benefico, il momento si rivela ideale per le vostre lunghe camminate, se possibile nel verde della natura e con la compagnia degli animali domestici. Domani dovreste iniziare a scrollarvi di dosso il nervosismo nei confronti di qualcuno e guardare avanti, al mese di maggio. A breve arriveranno informazioni utili per il futuro. In amore è fondamentale continuare ad avere prudenza, almeno finché non finisce aprile. Premunitevi di maggiore pazienza, altrimenti finirete per avere delle difficoltà nel gestire, nel modo corretto, certe situazioni. Probabilmente vi sono dei momenti, nei quali sarebbe più opportuno avere a fianco qualcuno. Nelle prossime giornate, non sarete condizionati soltanto da quello che vi sta intorno,
ma anche dalle situazioni altrui, che non saranno rosee e chiare come avreste voluto. Resterete, per un po', a guardare le stelle. La luna acquariana, a braccetto con Saturno, oggi vi è amica, vi porta in montagna e visto da lassù il mondo più piccolo vi sembra Lilliput, menzionato nei viaggi di Gulliver di Jonathan Swift. Tutti gnometti gli uomini, casette delle bambole le costruzioni delle città, se almeno si potessero ridimensionare anche i guai politici, bellici, economici, che stanno travolgendo questo piccolo, pazzo pianeta. Ad amareggiarvi, insistendo su queste considerazioni, la coppia Mercurio-Urano in dodicesima casa, segno che le brutte notizie non sono ancora finite, ma con Nettuno allo zenith la confusione regna sovrana, le fake news volano e voi vi sentite disorientati. Amore ed Eros. Rispetto al trend del momento in coppia si intravedono segnali di distensione. Puntate sicuramente sulla chimica, ma non solo, protagonista del giorno è il sentimento, alimentato a sua volta da ideali ed esperienze condivise. Si vede che due ponti in un mese vi hanno fatto un gran bene, anche con amici e parenti siete molto più distesi e stareste ancora meglio con qualche pretesa in meno e qualche sorriso in più. Cari gemelli, sarebbe il caso di rilassarsi un po' e di vivere qualcosa di bello, magari un bel viaggio o una nuova esperienza insieme alle persone che amate. Sfruttate questa lunedì di fine aprile per fare tutto questo se non di più. Dovrete prendere alcune decisioni riguardanti la vostra relazione più stretta e intima. Il tuo partner può sentire che va bene così com'è, ma tu vorresti prendere un impegno più serio. Pensateci attentamente. Al di là di ciò che si dice di voi, siete un segno molto razionale e capace di sentimenti costanti, ma oggi è una posizione severa di Nettuno, specie se siete nati nella terza decade gemellina, a esporvi a qualche piccolo sbandamento. Sappiate governare i vostri istinti e riprendete la via maestra dell'impegno, della fiducia reciproca e, soprattutto, della fedeltà verso chi attualmente si accompagna a voi. Lavoro e denaro. Lunedì perfetta per viaggiare, dunque sia al turismo archeologico, artistico, storico. Un filo di prudenza in più, invece, per quanto riguarda gli sport estremi e le escursioni molto impegnative in montagna. Ansia indichiarata ma comunque evidente pensando alla guerra, oggi sono due mesi esatti dall'inizio del conflitto e a quanto si osserva non c'è nessuna intenzione di chiuderlo velocemente. Cercate di curare maggiormente le vostre finanze che in quest'ultima fase sembrano essere instabili, inoltre non fatevi sfuggire un'occasione allettante. Siete sotto esame o in fase di studio per concorsi pubblici? La Luna in buona posizione dall'Acquario e in aspetto con Saturno, vi dona una memoria eccezionale. Incamerare dati e ricordarveli non sarà per nulla difficile. Benessere. Non informissima. Se per ragioni di lavoro o per una fase di incomprensibile pigrizia avete disertato la palestra, ora in versione non-netti vi ritrovate con le giunture scricchiolanti come vite arrugginite assetate di lubrificante. Carica energetica così così, è la mente che vi tiene su. Forse è il momento di concedersi un po' di shopping. Una nuova crema idratante sarebbe una buona idea, o forse qualche orecchino o un nuovo cappello. Qualcosa per valorizzare la testa, che è il punto da cui si irradia l'energia termica. Per lei, sogni confusi si agitano nella mente, faticate a disciplinare le idee una volta esaminate le bocciate tutte quante. Per lui, contro l'entropia che vi sta accogliendo urge un sistema filosofico che funga da un supporto. Senza un sostegno vi sentite un mollusco privo di scheletro, tale e quali Airuko, il primo figlio degli dei giapponesi nato privo di ossa. Colore delle emozioni, petrolio. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.